Non è ancora chiusa la trattativa per l'acquisto del Bari, anzi ora sembra decollare, sentiamo. Sembra non essere intasata la linea tra il Bari e la Spagna. Sarà che gli intermediatori si sono fatti da parte? Fatto sta che la comunicazione tra Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, e i Matarrese sembra funzionare benissimo. Tanto bene che è stato fissato un incontro tra le parti. Lo conferma Salvatore Matarrese, figlio dell'attuale presidente del Bari, nonché amministratore delegato del club biancorosso. In queste ore l'immobiliarista spagnolo, interessato all'acquisto della società biancorossa, avrebbe dovuto fare la sua offerta, ma evidentemente è stato preferito il faccia a faccia, anzi le facce e facce, dato che giovedì a Milano cercheranno un accordo sulla trattativa Salvatore Matarrese col fratello Giuseppe, Lelo Veneziani, il commercialista di fiducia della famiglia Barese, e Gomes, segretario di Sanz. Dunque il summit non si terrà a Bari, si cerca un luogo più tranquillo, lontani dalle cineprese da occhi indiscreti, soprattutto quelli dei tifosi del Bari, che lo scorso anno all'aeroporto Voitila accolsero la cordata monegasca con un entusiasmo simile a quello dei siciliani quando nel 1860 Marsala sbarcarono i 1000. Secondo indiscrezioni da fonti autorevoli, pare che Sanz sia entrato nell'ordine di idee di offrire una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro contro i 15 chiesti inizialmente dal Bari. Che l'affare questa volta sia fattibile lo dimostra l'incontro di giovedì. Evidentemente i Matarrese ritengono che lo spagnolo possa ancora salire nell'offerta e che quindi possano trovare un punto d'incontro.